Studio 54 Network, siamo tornati in onda con un altro ospite d'eccezione. Vedi, Mercedes non è italiana, però la musica l'apprezza perché è mondiale. Ciao Mercedes, benvenuta su Studio 54 Network. Wow, ciao ragazzi. È arrivata scalza praticamente dal palco allo Stargate. Sì, sì, perché non volevo cascare con l'acqua a spillo. Comunque era molto piacevole sentire sassi sotto i piedi. Senti, com'è cambiato il mondo dell'art negli ultimi 15 anni? Tu ormai da molti anni che sei sulla breccia dell'onda, quindi puoi dirci qualcosa rispetto... La verità che della hard non lo so, perché non lavoro nel campo della hard. Perché l'erotismo è da parte mia, io faccio una grandissima differenza tra queste due. E tantissime persone hanno chiesto, chi mi seguono, chi mi conoscono, che perché non hai fatto film hard. La mia risposta è più che semplice, perché mi amo. Praticamente non mi piacerebbe, non ho pensato mai di diventare una attrice del hard, perché a me fare sesso non esiste. Però ti piace far vedere il tuo corpo. Fare l'amore mi piacerebbe, ma adesso non c'è con chi, perché non sono innamorata. Ma comunque... Sì, Mercedes, pensa che gli altri invece, le porno star, cioè quelli che fanno un film hard, hanno detto la stessa cosa: faccio questo lavoro perché mi amo. Ah, davvero? Sì. Allora, vedi, sono due amori differenti. Per cui la bella la vita, perché siamo diversi. Cioè, volevo dire che praticamente l'amore è una cosa bellissima, certo. A me esiste fare l'amore solo con chi abbiamo una storia, no? Sì. Davanti a macchina della presa sono disposto a fare qualsiasi cosa senza, certo, esagerare, no? Cioè, ha avuto sempre a me una confine, e questo ho mantenuto sempre da questi 20 anni, da quando lavoro con Riccardo Schicchi, sì, con la Diva Futura. E per cui sono più che soddisfatta che ho riuscito, malgrado che non ho fatto film hard e nessuna fotografia pornografici, rimanere in questo campo. Come è nato l'incontro con Schicchi? Era semplicissima, mi hanno scelto per un film documentario. L'argomento è stato: chi è Ilona Staller, cioè precisamente chi è stato finché non è diventata cicciolina. Sì. Io ho fatto la sua parte di innocente, e così una produzione dell'Ungheria mi hanno portato in Italia per fare questo film documentario, e così, sì, ho conosciuto cicciolina e pure Riccardo Schicchi. Tu invece, prima di entrare in questo mondo, cosa facevi? Prima era studentessa, perché avevo 18 anni. 18 anni, certo. Sì, ormai non sono 18 anni. Quindi tu praticamente, Mercedes, sei arrivata in Italia sull'onda di Ilona Staller. Sì, direi. Perché in Ungheria lei come è vista da tutto il popolo ungherese? Come una grande star? Cicciolina? Assolutamente sì. Soprattutto quando è riuscito a entrare a Parlamento, allora veramente è diventato molto di più, allora non è stato più già una semplicissima porno star. E tu quando hai capito che era il momento di arrivare in Italia? Guarda, io ero 18 anni, praticamente, appena fatto finire la scuola, sono arrivato per provare a diventare modella, soltanto purtroppo non parlavo bene italiano, e per cui ho rifiutato 3 film di Tinto Brass, pure tantissime interviste importanti, soprattutto con Silvio Berlusconi, perché mi ha invitato pure lui quando ancora non era capo del ministro. Pensate, sì, che cavolo, io no, ovviamente, perché non avevo avuto abbastanza coraggio di però andare, adesso, no? L'italiano lo ha imparato, quindi potessi chiamarlo presidente, mi può anche invitare. Magari, mi piace pure. Senti Mercedes, tu sposerai un uomo italiano secondo te? Sai, è difficile, perché non vivo qui. Non vivo qui. Da questi anni io ho conosciuto tantissimi uomini italiani, la verità che siete eccezionalmente fantastici, perché pensavo che dicessi possessivi e gelosi. La gelosia io pretendo quando sono insieme con un uomo, perché è proprio la conferma che mi ama. Anche io sono insopportabile quando amo un uomo. Cioè, questo è fondamentale, perché ogni tanto dicono che, ma guarda, io un quanto mi piace, ma io non sono un uomo geloso. No, allora va via, perché non mi interessa. Senti, allora, la gelosia è la prima cosa, poi altre due cose per le quali tu scegli un uomo: educazione, l'intelligenza, perché io pretendo molto, molto, che se c'è un uomo con chi io voglio stare in ogni sensi, allora
ci vuole un uomo molto molto intelligente, dove io posso sentire che c'è una grandissima voglia di diventare più intelligente, più per stare insieme con quello. Deve darti delle sensazioni che vanno al di là della bellezza, che poi a un certo punto assolutamente, perché purtroppo la bellezza, anche se oggigiorno esiste un sacco di intervento, no? Cioè, possiamo già mantenere molto bene noi stessi, comunque quello che abbiamo dentro, e questo rimane per sempre, è questa una cosa più importante per me. Tu comunque sai di essere molto bella. Guarda, la bellezza è una cosa molto subiettiva, praticamente non so, a me forse io sono, quando mi guardo mattina, quando mi sveglio, sono spaventosa, ma quando mi trucco, mi metto in posto, allora direi che è un po' meglio, no? Ma la bellezza è certo è una cosa molto importante oggigiorno, perché per esempio se pensiamo a Angelina Jolie e Brad Pitt, una coppia proprio, non credo che possano diventare così famosi, importanti, se non sono così esteticamente veramente bellissimi. Senti, pensi un giorno di smettere con questo tipo di lavoro e fare altro? Io già contemporaneamente faccio tante altre cose. Per esempio? Per esempio c'è un bellissimo progetto, ma questo dicono che porta sfiga se adesso dico. Non lo dire, non lo invece dire. Con Riccardo Schicchi abbiamo creato un bellissimo gruppo, si chiama Nude and Jazz. Quattro ragazze, ma possono essere pure 40 ragazze, e fanno un bellissimo spettacolo con ali bianchi, lingerie bianchi, e sono bellissimi, e questo adesso proviamo a mandare in onda. Ma tu pensi con Riccardo di avere toccato la punta massima dello show business dell'erotismo, o c'è qualcosa in più in Italia? In Italia è difficile, forse sì, forse no, non lo so, perché cosa significa show business erotico? Cioè, a me per esempio quando vedo Valeria Marini, no? A me è molto erotica, molto simpaticissima, secondo me lei... Più che altro sta, simpaticissima. Sì, sì, soprattutto, ma molto sexy, una vera donna italiana. Cioè, altro livello. Senti, tu sai che una donna come te è anche probabile che venga chiamata a far politica in Italia, così come è stato per il Luna Staller? Secondo me a me no. Oggigiorno già no, perché gli italiani sono cresciuti pure con il cervello. Oggigiorno agli italiani non è sufficiente vedere una bionda gnocca bella e mandare a Parlamento, anzi, secondo me ormai sarebbe impossibile. Impossibile, e anni sono passati, ragazzi. Senti, che rapporto hai con la famiglia? È bellissima, bellissima. Come hanno... Soprattutto con mia mamma è straordinario. Se non fosse lei, non sarei neanche io adesso qui. Senti, invece dal punto di vista sentimentale, come stanno le cose? Sentimentale, sono una donna libera purtroppo adesso. Purtroppo vorrebbe. Sì, perché sta aspettando il mascolo italiano. Da anni. Sta aspettando il mascolo italiano. Senti, come, cioè il maschio ungherese invece, com'è? Possessivo, dai. Purtroppo non amano lavorare, e questo mi dà fastidio. Perché quando un uomo non lavora, a me è importante quando c'è un uomo, no? Devo guardare sopra, cioè su come si dice, e non soltanto perché è alto. Perché ha riuscito a raggiungere, a potere, non dico ricco, perché queste due cose tu diverse. L'uomo che ha potere. Ha potere, cioè sento, perché se ha potere vuol dire che già ho studiato, no? O diligente, o cioè raggiunto già e qualcosa nella vita. E quindi tu rimani affascinata. Ecco, questa è una cosa fondamentale. Quindi per me e per Franza non c'è speranza proprio. No, perché no? Minimamente. Ancora non ti conosco. Mercedes, noi ti ringraziamo per essere stata con noi su Studio 54 Network. Vuoi fare un saluto agli amici della radio? Ti stanno ascoltando in tutto il sud Italia. Sì, che venite. Fine domenica siamo qui e siamo molto felici perché possiamo trasmettere il nostro erotico, tutto quello che contiene questo campo. Mercedes Ambrus su Studio 54 Network.